Il professor Filippo Boscia, presidente dei Medici Cattolici Italiani, ci onora della sua presenza per parlarci di neuroetica. La problematica della neuroetica è una problematica che si sviluppa ad ampissimo raggio e che investe praticamente questa disciplina, che è la disciplina della neurologia, della ricerca, delle scienze neurologiche in genere, e ovviamente è di riflessione nell'ultimo periodo, proprio per venire incontro a tutta una serie di problematiche che le malattie degenerative o le malattie a componente terminale della vita comportano. E ovviamente tutto l'argomento dell'etica si sviluppa proprio a partenza dallo stato della patologia e della malattia, che ovviamente riguarda il sistema nervoso nella sua completezza e ovviamente riguarda la centralina unica ed esclusiva del nostro vivere. Nell'ambito delle tematiche che quest'oggi desideriamo affrontare, innanzitutto c'è la problematica della comunicazione della diagnosi. Dalla comunicazione della diagnosi emergono tantissime problematiche e non ultima quella dell'accettazione della malattia e del vissuto della malattia, e anche tante altre che riguardano il progredire del male. E l'accettazione e la comunicazione di una diagnosi infausta neurologica riguarda anche tutti gli ambiti sociali nel quale il soggetto è inserito, e riguarda anche per molti aspetti la famiglia, riguarda anche l'organizzazione sanitaria nel suo complesso, e riguarda anche l'argomento delle decisioni o anticipate di trattamento. Al pari di questa problematica così vasta e composita, c'è però una ricerca che prosegue e va avanti sia dal punto di vista della diagnostica con l'imaging neurologica, che è importantissima, in fase di importante evoluzione, e sia per quanto riguarda le terapie. Per cui in una dinamica che è un fiume in piena, trovare un punto di riferimento che sia utile sia per gli operatori di sanità e sia per gli ammalati è un'impresa che vale la sfida, che in questo momento, in questo incontro, in questa realtà nella quale si discute di aprire una sorta di mantello di protezione, cioè terapie di accompagnamento, terapie di sostegno, terapie anche farmacologiche, curative, trasferimenti tecnologie avanzate anche per quanto riguarda la percezione, e chiaramente aprono un varco molto molto importante che vale la pena di percorrere. La giornata di oggi orienterà proprio questo cammino, che è un cammino tutto non tutto spianato, e che ha la necessità di essere affrontato con la massima responsabilità possibile, ma soprattutto guardando a quelli che sono gli aspetti dell'alleanza medico-paziente, il rapporto di alleanza che deve essere ristabilito innanzitutto partendo da una medicina narrativa e per terminare praticamente a tutte le fasi che accompagnano, prendendo per mano l'ammalato e la famiglia, tutta l'evoluzione della malattia neurologica. Grazie.